Con fatturazione elettronica di Aruba puoi inserire i riferimenti della dichiarazione d'intento del tuo cliente in fattura, in modo facile e veloce. Puoi scegliere se compilare il dato nell'anagrafica del cliente, così che tutte le fatture emesse verso di lui contengano già il campo dichiarazione d'intento precompilato, o inserirlo ex novo in ogni fattura. Vediamo come fare. Se vuoi che i riferimenti della dichiarazione d'intento siano presenti in tutte le fatture rivolte al tuo cliente, cerca quel cliente in anagrafica. Clicca su Modifica in corrispondenza del cliente privato o aggiungilo se non lo hai ancora censito. Scorri fino a visionare il campo dichiarazione d'intento e inserisci il flag in corrispondenza del campo. Quindi compila le voci così come indicato. Numero protocollo. Inserisci il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal trattino o dal segno slash. Poi, se vuoi, inserisci la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, contenente il protocollo della dichiarazione d'intento. Dopo il salvataggio dell'anagrafica, il dato riportato nel numero protocollo ed eventualmente la data indicata per la ricevuta telematica sarà inserito in tutte le fatture rivolte a quel cliente. Li vedrai nel blocco Altri dati gestionali dei prodotti inseriti in fattura. Non ricordi come visualizzare il blocco Altri dati gestionali in fattura? Clicca su Crea fattura in alto a sinistra e scegli il cliente per cui hai compilato la dichiarazione di intento. Quindi inserisci prodotti e servizi. Dal menu a rotella clicca su Aggiungi dati e poi su Altri dati. Vedrai il blocco intento già precompilato secondo le modalità richieste da Agenzia delle Entrate. Se non hai salvato i riferimenti della dichiarazione di intento sull'anagrafica cliente, puoi anche inserirli soltanto in una specifica fattura. Aggiungi un prodotto e vai su Altri dati gestionali del prodotto. Quindi clicca su Aggiungi riga e compila il campo come di seguito indicato. Nel campo Tipo dato scrivi Intento. Su Riferimenti testo riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e il suo progressivo separato dal trattino oppure dal segno slash. Nel riferimento data riporta la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, contenente il protocollo della dichiarazione di intento. A questo punto completa la tua fattura e inviala al tuo cliente. Per farlo puoi visionare i video dedicati alla creazione fattura smart. Ti ricordiamo che dal 1 gennaio 2022 è necessario indicare nella modalità descritta in questo video gli estremi della dichiarazione di intento fornita dal cliente esportatore abituale.